Attenzione! Attenzione! Attention, please. Il mondo corre veloce. Corre troppo veloce. Talmente tanto veloce da farci dimenticare sempre qualcosa per strada. Noi dimentichiamo noi stessi e perdiamo la concentrazione perché ci perdiamo nell'era dell'informazione, come fossimo degli zombie, iperesposti, iperinformati e nonostante tutto, spesso annoiati. Mi parte con il pippone! Aspetta, 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 aspetta. Prima di tutto, lo so, te lo starei chiedendo, che c'entra questa intro con la street photography? Ti chiedo di darmi un minuto e te lo spiego, così riuscirò anche a spiegarti il perché questo video, ma come anche tutti quanti gli altri che verranno, saranno basati su sfide. Non te ne andare. E alla fine del video, se non sarai d'accordo, potrai sempre commentare con il silenzio ti darà le risposte che cerchi. Però non dobbiamo divagare in questo momento. Gli studiosi parlano di noi come la società della disattenzione. E la colpa è delle troppe informazioni che riceviamo, che non è propriamente una cosa brutta, ma dobbiamo però stare cauti. Torniamo tutti quanti a scuola per un attimo. Apriamo il programma di studi e vediamo insieme che il primo modulo della formazione è... Tararara! La concentrazione. L'arma segreta per avere successo nella vita è sapere filtrare le informazioni, cioè concentrarsi su una cosa soltanto e poi farla. Questa è bellissima. Più cose hai in mente, meno cose capitano. Ma perché? Perché? Perché dobbiamo togliercelo dalla testa. Noi non siamo multitasking. Care donne, io non sono misogino. Semplicemente neppure voi avete questo superpotere. Il nostro cervello può seguire soltanto una cosa alla volta e non lo dico io, ma lo dicono gli ingegneri delle neuroscienze. Il nostro cervello, se fa una cosa, non ne osserva altre. Da un punto di vista di elaborazione, infatti, il nostro cervello gestisce davvero una cosa alla volta, una cosa soltanto. Volete un esempio? Ok. Dall'inizio del video, questa stanza non è più la stessa. Non ci credete? Perfetto. All'inizio del video, la stanza era così. L'avete notata la cravatta di Manuel? E che invece Morris adesso sta fumando? Oppure che Furia è stata alle Hawaii? O che con noi adesso è arrivata Milka? È cambiato anche il paralume alla lampada, che prima non c'era. È cambiata la mia giacca. E siamo entrati anche in un'area protetta, con un po' di divieti e un po' di nastro, che ci invita a fare attenzione. Non siete tutti quanti gnocchi. Questa si chiama attenzione selettiva. Avete notato una cosa soltanto, e se avete notato me, questa cosa mi lusinga. Però vi siete persi tutto quello che stava succedendo nel frattempo. Ora, se cambia quella cosa su cui siete concentrati, allora lo notate. Altrimenti no. Basta. Ora, ve lo prometto, non mi dilungo più tra over attention e cover attention, ma vi dico soltanto che la concentrazione non è data da quanto tu pensi a qualcosa, ma da quanto tu sei capace di filtrare tutto il resto. Però... tranquilli, perché la nostra attenzione può essere allenata proprio come fosse un muscolo. La nostra mente, cioè, è capace di assorbire di tutto senza però riuscire a fare focus. E questo può rappresentare sì un problema quando usciamo a fare street photography. Perché se quello che stiamo cercando non ci suscita in realtà interesse, finisce che perdiamo attenzione e ci focalizziamo su altro. E finiamo con scattare foto sempre uguali, oppure foto che non hanno una storia. Quindi vediamo come risolvere questo problema. Oi. 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 A me gli occhi. Dicevo, è facile risolvere questo problema, perché per alimentare la concentrazione, la prima cosa che dobbiamo fare è ridurre la quantità di input a cui il cervello deve poter dare attenzione. Tipo, dimentichiamoci del DIN del cellulare, che di norma guardiamo ogni 4 minuti. E dobbiamo imparare ad identificare l'essenziale per poi togliere tutto il resto, ignorarlo. Facciamo una cosa alla volta, perché noi siamo monotasking e ogni altra cosa ci distoglie da quello a cui stiamo pensando e ci rallenta anche del 30%. Quindi è inutile uscire a scattare fotografie se non abbiamo un piano. Focus. Ci serve esattamente un focus. Per evitare di venire sopraffatti da
migliaia di informazioni esterne, oppure dalle pippe mentali che ci portiamo dietro a causa del lavoro, della famiglia, del mutuo, delle bollette o perfino del cane. Magari il mio non è di certo il rimedio miracoloso, però personalmente esco a fare fotografie sempre con un'idea ben precisa. Questa foto, per esempio, l'ho scattata pensando addirittura al suo titolo, prima ancora di scattarla, Labbra Cadabra. Ecco perché oggi parliamo soltanto di fotografia agli artisti di strada, perché esco a fotografare solo artisti di strada, non cani, coppie che si baciano, riflessi, ombre o scivoloni sulle bucce di banana. No, solo artisti di strada. Così riusciamo a restare concentrati e usare la nostra attenzione soltanto per preoccuparci di come fare la foto giusta. E io ho scelto questa sfida a come fotografare gli artisti di strada anche perché è stata quella, fra tante, che mi ha permesso di superare la mia timidezza e la mia paura di fotografare gli sconosciuti. Perché gli artisti di strada sono sempre lì, sembra quasi apposta per essere fotografati. Ma ricordiamoci però di abituarci anche a retribuire la loro professione, perché loro stanno lavorando. Rispetto a tutte quante le altre situazioni di street photography, possiamo goderci una cosa che normalmente nel nostro hobby, nella nostra arte, è rara, e cioè il tempo. Abbiamo il tempo per scattare in diverse condizioni di luce, da diverse prospettive e anche da diverse angolazioni. Tariamo bene le nostre macchine fotografiche con i tempi di scatto che ci evitino il mosso, a meno che non è quello che stiamo cercando, e quindi scegliamo tempi più o meno lunghi, a seconda dell'artista di strada, e scegliamo le giuste lenti. Come per esempio per le immagini di ritratto potremmo scegliere delle lenti tra il 50 e l'85 mm in modo da poter catturare i dettagli del viso e le espressioni dell'artista. O se volessimo fare delle panoramiche più ampie e catturare l'intera scena possiamo scegliere delle lenti tra il 16 e il 24 mm. E magari abbiamoci anche per l'occasione in maniera molto facile per poterci muovere in mezzo alla folla. E io personalmente esco sempre solo con un monospalla. Ma ricordate però, e non è la prima volta che lo dico, l'attrezzatura da sola non fa il fotografo. La vera sfida è quella di sapere scegliere la giusta situazione, le giuste angolazioni e le migliori tecniche per raccontare la storia dei nostri soggetti. E questo richiede passione e anche creatività. Una delle parti più importanti della fotografia degli artisti di strada è anche l'interazione con loro. Gli artisti di strada infatti sono delle persone che esprimono anche loro la loro creatività e il loro talento in pubblico, lo fanno in mezzo alla folla. Ed è per questo motivo che credo sia anche importante provare a creare con loro un legame, in modo da metterli anche a loro agio se si accorgono di essere fotografati. Ci potremmo anche presentare, potremmo chiedergli il permesso di scattare fotografie e potremmo anche iniziare con loro una conversazione per farci raccontare la loro storia, che spesso è veramente molto interessante. E vi dico che è importante anche sapere cogliere il momento giusto per scattare la fotografia. Gli spettacoli degli artisti di strada sono molto dinamici e quindi dobbiamo aspettare il momento giusto per catturare l'emozione e l'energia in quel momento del nostro soggetto. In sintesi, la fotografia degli artisti di strada richiede non soltanto competenze tecniche artistiche, ma anche tanta, tanta empatia. E questo è proprio quello che rende molto coinvolgente e affascinante la fotografia agli artisti di strada. La composizione poi e l'uso della luce sono elementi fondamentali in questi scatti. Dobbiamo scegliere per esempio l'inquadratura giusta e sfruttare la luce naturale o artificiale per catturare lo scatto dei nostri sogni. Abbiamo il tempo di provare per scegliere la giusta angolazione. Possiamo scegliere un'angolazione frontale per catturare l'espressione del nostro artista oppure l'angolazione laterale per mostrare il movimento del suo corpo. Possiamo provare, abbiamo il tempo per raccontare con la nostra sensibilità la storia dell'artista di strada. Impariamo a sfruttare per esempio la luce artificiale quando non scattiamo di giorno e possiamo farlo proprio per provare a catturare delle immagini che sono più suggestive e spesso artistiche. Possiamo anche variare l'apertura del diaframma della nostra lente, questo per creare una profondità di campo ridotta in modo da enfatizzare il soggetto e creare uno sfondo sfocato che magari è suggestivo. Oppure mettiamo tutto quanto a fuoco per contestualizzare l'artista di strada. Giochiamo anche con le proporzioni e le linee della scena. Loro, gli artisti di strada, si esibiscono in mezzo alla folla, quindi
Potremmo anche imparare a scegliere le linee e le proporzioni giuste per creare delle immagini che siano più armoniose e bilanciate. Possiamo sfruttare le linee dei palazzi o delle strade o proprio le persone, il pubblico, per creare un senso di dinamicità alla scena. Con questi suggerimenti saremo pronti sicuramente a creare delle immagini più suggestive e se non ci dovessimo riuscire, pazienza, possiamo uscire e riprovare di nuovo. La fotografia degli artisti di strada richiede sì un occhio attento e una buona dose di creatività, ma il risultato può essere veramente stupendo. Quindi armatevi di curiosità e di tanta creatività e andate alla scoperta del mondo degli artisti di strada. Grazie e alla prossima settimana, dove affronteremo la sfida delle fotografie in silhouette. Ciao!